Magari la cosa che possiamo fare, Michelangelo, se hai voglia, è cominciare un po' da lontano, no? Cominciare da quando tu... Dovete sapere che io ho anche un imbarazzo. Se qualcuno ha visto le interviste recenti, ormai è stato insomma intervistato su tutti gli argomenti, allora io non so più tanto bene cosa dire, ma io comincerei cosa dici? Io comincerei un pochino da com'era la Torino in cui una struttura industriale, in particolare una struttura fordista, era molto presente, in cui nasce un movimento culturale che si chiama Arte Povera, no? E in cui tu quindi cominci a farti un'idea di che cos'è il lavoro di un artista, no? In fondo... L'idea me l'avevo già cominciato. Avevo già cominciato... Si sente? Ah, perché questo è per la registrazione. Sì, ma se no qui si sente al naturale. In fondo sentono meglio col microfono. È amplificato? Sì, amplificato. Beh, però non sento l'eco. Questa, perché se aumentiamo senti il fischio. È buono. È cominciato il lavoro, è cominciato ben prima dell'Arte Povera, parliamo della metà degli anni 50, dunque siamo una dozzina di anni prima, quando io cominciavo il mio lavoro. Posso dire che la città di Torino mi ha offerto delle opportunità straordinarie. Perché dopo la guerra c'erano a Torino gallerie, alcune gallerie e poi anche il museo comunale d'arte moderna che presentavano ciò che stava avvenendo in contemporanea nel mondo. Quindi non eravamo affatto isolati. Quindi si mostrava l'arte dell'action painting degli artisti, poi gli artisti giapponesi, gli artisti francesi, i giapponesi facevano le prime azioni, erano già proprio azionisti, no? facevano le performance, no? E poi c'erano i francesi, gli americani che erano presenti nelle varie gallerie, per cui e poi c'era l'arte torinese, l'arte torinese che era un po', girava in quel momento un po' intorno a Casorati, Spazzapan, tutta questa gente, tutti gli artisti giovani che stavano guardando le riviste, allora le riviste americane, all'USIS. Qui c'era la Gazzetta del Popolo, qui c'era Luigi Carluccio che era il critico della Gazzetta del Popolo, che è stato il primo che ha scritto su di me nella prima mostra che ho fatto nel 60 alla Galleria Galatea sulle opere del 58-60, dal 58 al 60. Quindi la conoscenza di quello che succedeva nel mondo, secondo me, è stata per me importantissima. Quindi in sostanza quella città che sembrava essere scandita dai turni di fabbrica, dai tram alle 4:30 di mattina, aveva, grazie anche forse all'industria, un sistema di rapporti internazionali importante, grande. Penso di sì, c'era un alito di modernità che si stava veramente affermando in questa città. La cosa curiosa è che le città italiane a quel tempo erano divise. Noi non sapevamo che cosa succedeva a Milano, non sapevamo cosa succedeva a Roma, ma sapevamo cosa succedeva a New York, cosa succedeva a Tokyo. Questa è la cosa curiosa, eh? E ognuno sapeva cosa succedeva fuori, ma non sapevamo cosa succedeva fra di noi. E questo è abbastanza singolare. Io mi ricordo che nel 65, quando a Roma ho conosciuto Pino Pascali, il lavoro di Pino Pascali, e sono venuto a Torino, ho detto a Sperone: guarda che c'è un artista che io non so se è buono o cattivo, ma
bisogna assolutamente presentarlo. Poi di lì è scoppiata una specie di febbre di rapporti. Dice, ma come? Non ci conoscevamo a vicenda, non è possibile. Noi non conoscevamo Pistoletto, lì non conoscevano Cunelli, Pascali, eccetera. Quindi è nato un incontro che è poi determinato fortemente dall'arte povera, ecco. Quindi una collaborazione forte anche tra gli artisti. Gianenzo Speroni io l'ho conosciuto ed è sicuramente un intellettuale straordinario, no? Non è uno. Sì, lui ama anche l'arte antica, ama l'antichità oltre che la modernità. Speroni, io la prima galleria con cui ho lavorato appunto era la Galatea a Torino, che mostrava i quadri di Bacon, Giacometti, Balthus, insomma gli artisti della figurazione, la più importante, la più avanzata. Ho avuto la fortuna di conoscere proprio questi artisti qui a Torino, perché venivano per presentare il loro lavoro in galleria. E io ho avuto un contratto nel 58 già proprio con come riconoscimento importante, un contratto del tutto il mio lavoro veniva acquisito da questa galleria, una galleria che appunto mostrava gli artisti più importanti della figurazione europea, no? Europea. C'era Magritte, ho avuto la possibilità di conoscere Magritte, eccetera. Quindi sì, questa era un po' la cosa per sintetizzare, c'era una vivacità, ecco, effettivamente. E poi pian piano sono venute fuori delle figure come Paolini, come Zorio, come Gilardi, come e poi Mario Merz, e a Torino si è creata poi proprio questa dimensione, diciamo, che rispondeva a quello che era un momento specifico internazionale, a livello internazionale, in cui che succedeva alla pop art, di cui io sono stato, volendo o nolente, sono stato parte. Eh sì, perché tu poi... Perché i primi lavori miei, che erano i quadri specchianti, erano entrati poi nelle maggiori mostre nel 64, 63, 64, 65, dell'arte pop, specialmente pop americana, in giro per il mondo. Di quadri specchianti. Posso fare una domanda? No, dopo, senti, lasciala fare. Perché poi devo andare via. Dai, fa la domanda, forse. Magari è utile, forse. Come lui è diventato Mario Marx, volevo sapere il rapporto con gli altri artisti. Tu ti tieni a donna della luce di artisti più bella di Torino. Sì. Amare la differenza. Sì. Volevo sapere il rapporto con luce di artista. Ti ha fatto elevare o ti ha diminuito davanti agli altri artisti? Diminuito che cosa? Cioè, il fatto che tu hai disegnato una luce d'artista. Ti ha diminuito? Ti ha fatto ricordare il collo per quella cosa lì? Ha diminuito i tuoi altri lavori oppure ti ha aumentato? Ogni lavoro che si fa, se è riuscito, accresce le possibilità di riconoscimento, insomma. E quindi, però la cosa che io trovo molto interessante che tu stai dicendo è la pop art, uno guarda il mondo, però si costruisce una sua identità. Si guarda il mondo, ma io poi attraverso la pop art ho avuto un riconoscimento negli Stati Uniti. Certo. La galleria di Leo Castelli, che era la galleria che ha portato la pop art americana nel mondo, si occupava del mio lavoro, quindi ero l'unico, non soltanto italiano, ma anche europeo. Certo. Quindi a quel tempo, però mi sono reso conto che il sistema
il sistema in cui veniva a circolare quell'arte era un sistema molto tenuto molto fortemente in mano dal metodo consumistico. Sicuro. Del metodo consumistico. Infatti gli artisti della pop art americana avevano tutti un riferimento al mondo del consumo, mentre il mio lavoro aveva un riferimento con la persona e lo spazio infinito in cui la persona si trova a vivere e riflettere, e quindi era una cosa. Però c'era un'essenzialità del lavoro che era nel senso della oggettività di quello che veniva mostrato, che in quel senso era paragonabile all'oggettività degli americani. Certo. Ma gli americani, la loro oggettività, ripeto, era consumistica, la mia oggettività era universale, tanto per essere modesti. Però era questo, è l'idea dell'uomo nello spazio. Dell'uomo nello spazio. Questo è anche un'idea che ha una forte radice europea, no? Ma questo è proprio il mio lavoro nasce da tutta la storia raffigurativa del passato, che è quella che porta poi all'autoritratto. Alla ricerca di identità. Io cercavo di identificarmi con l'arte, utilizzare l'arte per identificarmi. Allora l'autoritratto ha una storia antica, Gli artisti hanno sempre dovuto usare lo specchio per cercare l'identità, perché un artista può rappresentare la società in qualsiasi maniera, anche il Campbell di Warhol, però non può rappresentare se stesso se non ha questo. Oggi abbiamo il selfie, ma forse i miei quadri specchianti sono i primi selfie, perché tu ti guardi nell'opera, vedi te stesso e tutto quello che ti sta intorno e ti sta indietro. Questo era il lavoro dei quadri specchianti, erano dei selfie che presumevano poi lo sviluppo di qualche tecnologia che fosse poi che venisse a seguire, no? Io ricordo, tu devi aver fatto la grande mostra alla Guggenheim, io non riesco, sicuramente in anni molto successivi, perché io ricordo di aver passato, allora non ci conoscevamo ancora, parecchio tempo davanti a questi specchi a guardarmi, poi non mi piacevo, allora cambiavo la prospettiva. Oh, no, cioè, guarda, ti assicuro che sei un bel ragazzo. Grazie. Era quello che mi aspettavo di sentirmi dire. Ed è stata per me una cosa abbastanza sorprendente, allora non esistevano i selfie, come no, dicevi tu. No. E allora il vedersi all'interno di uno spazio che non potevi vedere, perché era lo spazio che era dietro, però tu vedevi dentro le cose che stavano alle spalle, sì. E c'era tutto un gioco di prospettive. Poi, se ricordo bene, dico, alla Guggenheim in quella mostra c'erano anche degli specchi che erano adesso collocati. Io poi non so, lì è una spirale, quindi il gioco di specchi era ancora più complicato. Però per tornare all'arte povera, quando io nel 64 mi sono sentito dire: tu devi riconoscerti nell'arte, nella vita americana, devi venire a stare qui e dimenticare di essere europeo, perché dice, ma che ci fa questo qua, qui con noi? O diventa americano oppure diventa un problema. E io ho detto: bene, allora vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona, perché questo non è un fatto artistico, questo è un fatto politico, questo è un fatto economico, culturale, economico-politico, per cui io devo essere l'artista che rappresenta un metodo, un sistema, un concetto di società, così come lo rappresentano quelli che sono qui a New York, no? Invece io quello che rappresento io va oltre le frontiere, insomma, quello che la mia cosa è di andare oltre le frontiere. Però nello stesso tempo non accettavo di essere considerato come un marchio che decide
sapevano che io avevo un valore in quanto facendo un certo tipo di prodotto ero considerato economicamente valido. La risposta economica era forte e quindi ma io non sono un marchio, io sono un artista che voglio tutta la mia libertà e voglio essere responsabile della mia libertà. Ecco perché ho detto no, io piuttosto che rinunciare a quello che è invece la mia radice, che poi i miei quadri specchianti vengono dal passato, vengono dalla storia, sono paragonabili in qualche maniera al problema delle icone bizantine, dove c'è la persona e il fondo oro. Io, nel mio lavoro c'era la persona e lo specchio, il fondo oro che rappresentava la divinità e si è tramutato nello specchio che rappresenta l'universalità dell'esistente. Questo è nel senso. Quindi c'era una fenomenologia di fondo sulla quale io potevo stare fermo e sicuro. E quindi qui a Torino ho detto ragazzi, guardate che qui bisogna fare qualche cosa di diverso, qui bisogna fare qualche cosa che sia molto molto essenziale, che sfugga questo mondo della speculazione, finanziaria economica. E quindi l'arte povera è stato proprio questo voler trovare l'essenziale, l'energia fondamentale, il rapporto primario e energetico delle cose, e quindi tutto il superfluo veniva rifiutato. Questa è l'arte povera. Se posso dire proprio due flash, da un lato quindi tu dici gli specchi anticipano i selfie, ma dall'altra quello che tu spieghi della produzione artistica anticipa una concezione molto moderna della produzione, che non è più fare le cose tutte uguali, non è più avere un prodotto che viene in po', uno stile prodotto, ma è che la stessa capacità creativa è in grado di creare cose diverse. Ogni uomo è diverso e ogni uomo è giusto che abbia un prodotto e che crei un prodotto diverso. Certo. Infatti nel 65 mi sono messo a fare una serie di lavori, uno diverso dall'altro, che ho chiamato gli oggetti in meno. I lavori, essendo tutti diversi uno dall'altro, rompevano, facevano totalmente esplodere il concetto di unità di stile e quindi di marchio unitario. Io non ero più un marchio, anzi, proprio il mio marchio, se mai ci fosse stato, fosse stato considerato essere i quadri specchianti, che io non ho mai lasciato, perché i quadri specchianti raccontano la mia vita, la mia storia, nei vari momenti che io fisso, nel grande specchio del tempo, però non sono legati a uno stile fine a se stesso che diventa prodotto commerciale. Questo no. Ecco che il mio prodotto commerciale l'ho sballato completamente. Ho avuto la visita dei miei galleristi che mi hanno detto che ero completamente impazzito. Ho detto, guardate che è fatto appositamente questo. E più cercavo di convincerli, peggio era. Ecco. Però sono andato avanti con le mie cose. Da quello sono passato alla moltiplicazione delle mie differenze, ma alla moltiplicazione dei miei rapporti con gli altri. Esatto. Quindi ho aperto lo studio e sono venuti giovani delle diverse discipline artistiche, dalla musica al teatro, al cinema, alla poesia, e poi insieme siamo usciti in strada e abbiamo fatto le performance in strada. Questo era succedendo 67-68. E tu non pensi che magari bisognerebbe ritornare a ripensare qualche cosa, visto che il mondo sta diventando un mondo di reti, no? Ricominciare anche a usare l'arte come uno strumento collettivo. Ma sta succedendo, vero? Sta succedendo. Non è così evidente, proprio perché quelli che lavorano nella dimensione dell'interazione a livello meno arts
system, sono meno riconoscibili, perché è chiaro che i giornali, le pubblicazioni, i musei cercano di mantenere lo status quo, chiaramente, ma non tutti, no. pian piano anche i musei cominciano a capire che bisogna aprire al rapporto. Proprio stamattina siamo stati al Museo Egizio e abbiamo visto che addirittura al Museo Egizio stanno cercando e facendo delle operazioni di interazione anche nelle diverse comunità del mondo, nei diversi linguaggi, eccetera. Addirittura un museo egizio che si apre alla connessione, l'interconnessione. Beh, certo, è giusto, perché hanno tradotto, si vede fuori dal museo egizio la parola, il museo egizio è scritto in arabo, quindi hanno aperto proprio il rapporto, e questo è quello che bisogna fare. Oggi il mondo deve entrare in connessione. Tu in realtà un contributo a questo l'hai dato, perché se non fosse stato per te e per altri artisti, probabilmente il castello di Rivoli non si sarebbe mai aperto. Quella era un'epoca in cui si sarebbe aperto in un altro modo, ma magari, sai, la gamma era chiusa, il museo egizio conservava i papiri in un modo geloso, c'era una logica nella quale l'idea di museo non è quella che tu stai invece descrivendo. Tu la vedi come un qualcosa che mescola discipline. Bisogna mantenere la memoria, il museo è importante, ma la memoria... No, scusa. Era questo, cioè, quindi tu dici la memoria è una base solida, quindi devi avere quello che si direbbero i testi o le opere d'arte, sì, o comunque la memoria, però tu non puoi pensare che quello diventi una mummia, se capisco bene. La mummia, bisogna inventare un modo attraverso il quale quelle cose generano nuove idee. Generare nuove idee vuol dire rapporti con altre persone, vuol dire costruire un pubblico, cioè vuol dire in sostanza immaginare che tu attraverso i musei costruisci una operazione culturale, è in qualche modo un modo di produzione, non è più la fabbrica, però è attivo, è una rete di soggetti. Io metto anche in rilievo un'altra cosa che probabilmente per te è ovvia. Qui abbiamo sistemi assai rudimentali, ma col tempo miglioreremo, nonostante la presenza di un ingegnere elettronico, come vedete il disastro. Il ragionamento è questo: quando io penso allo specchio, anche per i rapporti avuti con John Cage o con artisti come quelli, tu hai la teoria straordinaria del canale, esiste un messaggio, una codifica, un modo che ti ripropone e ti riapre. Oggi tu fai ragionamenti dal museo in poi che sono discorsi di rete, cioè tu in realtà immagini un qualche cosa in cui la creatività di ogni singolo è arte se raccoglie anche lavoro di altri, no? Cioè mi sembra che tu stai costruendo cose sempre più sofisticate. Ma sono arrivato a... Bisogna tenere questo. C'era lo scorso. Bisogna tenere questo. Allora, vedi, sono arrivato a questo simbolo che ho chiamato il simbolo del terzo paradiso, perché sarebbe il termine giusto, sarebbe il teorema della trinamica, la dinamica del numero 3. Solo che se parlo del teorema della trinamica la gente dice boh, ma invece se parlo del terzo paradiso dicono ah, capisci, cambia un po'. Adesso ce lo racconti. Racconto tutto. Allora, il terzo paradiso nasce dalla contingenza della nostra epoca, nella quale noi vediamo che c'è stato un progresso della scienza e della tecnologia a partire da un'uscita degli esseri umani dalla natura. Il primo paradiso era quello naturale, quando si era ancora totalmente inglobati nella natura. Ma con questo famoso morso della mela, che adesso questa mela, c'è la mela reintegrata a Milano alla stazione centrale, col morso della mela siamo usciti dal primo paradiso, siamo usciti dalla mela, ecco.
E quindi questo morso della mela si è continuato a mordere la mela, mordi la mela oggi, mordi la mela domani. Oggi abbiamo la mela morsicata, che la vediamo su Apple, no? Che non ha più niente di naturale ed è la mela che rappresenta l'artificio. Quindi viviamo ormai la condizione finale di una storia che è uscita dalla natura per entrare nell'artificio man mano fino al nostro tempo. Quindi noi abbiamo questa, siamo arrivati al culmine di una storia ma siamo a un punto altissimo di crescita, comunque anche di rischio per la mela, perché non si fa più il mondo come certo, ma noi abbiamo creato un bene straordinario, che è quello della scienza e della tecnologia, dei beni straordinari, ma nello stesso tempo stiamo facendo anche in senso proporzionale disastri, ecco, nella natura. Quindi ecco perché dobbiamo trovare un equilibrio, questo equilibrio per passare a un terzo stadio, che non è più il primo paradiso naturale, non è più il secondo artificiale, ma è il terzo paradiso che unisce la natura all'artificio. Natura e artificio trovano la loro connessione. Noi non possiamo più tornare indietro allo stato primitivo naturale, non possiamo, però stiamo attenti a non finire nel mondo dei robot nudi e crudi, insomma, stiamo attenti. L'umano deve trovare la sua proporzione oggi, la proporzione dell'umano. Che cos'è l'uomo, cos'è l'essere umano oggi? E quindi è che ha un piede, nel mondo, del mondo naturale, e un piede nel mondo artificiale. E quindi si deve reggere su questi due piedi, questo uomo del futuro. Ma la creazione, l'arte non arriva mica dietro a tutto. L'arte è stata quella che ha dato origine a tutto questo processo. La prima opera d'arte è stata l'impronta della mano sulla parete della caverna, è quello che io dico sempre. Ci si è trovati davanti a quel momento, ci si è trovati questo essere, questo ancora animale, si è trovato davanti a una mano vera e una mano virtuale. Da una parte aveva una mano virtuale e dall'altra aveva una mano vera. Cosa c'è in mezzo? Cosa c'è tra queste due mani? Ciao, arrivederci. Arrivederci. A presto, ciao. Non riconoscere. Ciao, a presto. Un applauso per Michelangelo. grazie. Quando mi danno questi artisti qui, io dico sempre, meno male che ti danno questi artisti qui, perché noi giovani. Va bene, dai, andiamo avanti. Ciao, grazie. Allora, tra queste due mani si è aperto lo spazio dell'incognita, perché gli animali non si ponevano nel senso dell'incognita, ma l'incognita è diventata umana, e allora abbiamo cominciato a cercare dentro a questa incognita. Poi abbiamo sviluppato pian piano le capacità intellettuali e pratiche che hanno portato al mondo di oggi. Quindi l'arte sta proprio, è il germe di questo mondo artificiale. La parola stessa artificio mette proprio la radice nella parola arte. Noi viviamo viviamo il prodotto dell'arte. Tutto ciò, quindi gli esseri umani hanno capacità di creare, proprio perché tutti hanno questo germe dell'arte che è scattato a un certo momento e ha fatto sviluppare l'umanità. E quindi in questo senso il lavoro è arte, non può essere... È arte nel senso della capacità, dell'unione della capacità immaginativa e la capacità pratica. Esatto.
perché abbiamo una mano virtuale, una mano immaginata e una mano reale, le dobbiamo mettere insieme. Questo simbolo che io ho fatto è un simbolo che è fatto con i tre cerchi, che nasce dal simbolo matematico dell'infinito, che è fatto di una linea che si incrociando si forma due cerchi. Ma noi non viviamo nell'infinito, viviamo forse nell'infinito, anzi sicuramente, ma l'infinito finisce ad ogni istante e noi continuiamo a esistere, dunque viviamo nel finito, al centro dell'infinito. Quindi questo simbolo dall'infinito, che erano due cerchi, facendo incrociare la linea due volte, si crea il terzo cerchio centrale, che è il finito nell'infinito. Quindi noi finiamo quando l'infinito precede la nostra nascita, prosegue oltre la nostra morte. Noi siamo il finito tra l'infinito di prima e l'infinito di dopo, ma questo infinito ci penetra in ogni attimo del presente anche, perché il presente è l'infinito. Il simbolo dell'infinito, questa linea che si incrocia, tu pensa che tu prima di tutto puoi pensare di seguire la linea che non ha né origine né fine, continua sempre, non ha né origine né fine. Però tu lo puoi seguire in un verso o nel verso opposto. Quindi c'è sempre un passaggio tra il passato e il futuro di questa linea che incrociandosi tocca il presente e già futuro. E quindi il presente è il luogo, il punto dove ad ogni istante finisce l'infinito e ricomincia l'infinito. Quindi è l'infinito in senso di tempo che si consuma la nascita e la morte in se stessa. Cioè, io trovo però geniale l'idea che nel punto di incrocio, che è così piccolo per starci, perché insomma gli esseri umani occupano uno spazio, tu abbia pensato di mettere un cerchio che non rompe assolutamente quello che tu dici, perché continui a circolare, però definisce uno spazio in più ed è un qualche cosa che permette anche forse a più di uno di stare insieme lì. Questo istante infinito con il terzo cerchio viene spezzato, si apre e lì si crea un minuto in più, due minuti in più, tre, quattro, tanti minuti in più che parte poi fanno dalla nascita alla morte, cioè la vita fisica che sta nella vita senza fine, la vita. Tutte le cose che esistono hanno una nascita e una morte, ma hanno una durata. Questo è lo spazio della durata. Tutto ciò che dura, un animale, la vita di un animale, la vita di una mosca, la vita di una persona, la vita di una civiltà. Guardavamo stamattina le rovine antiche, egiziane, e diciamo guarda, è morta però nel frattempo ha creato altre cose. Allora in questo duplice cerchio abbiamo il positivo e il negativo, elementi contrastanti, abbiamo il prima e il dopo, abbiamo la natura e l'artificio che devono trovare una soluzione al centro deve esserci questa soluzione, però abbiamo anche io e te, siamo la dualità, siamo due. Due persone sono due elementi che devono trovare un qualche cosa che sta tra i due. E quindi è un po' sempre questo fenomeno della tesi e dell'antitesi. Io posso avere una tesi, può essere giusta, ma tu puoi avere una tesi che è il contrario della mia. Beh, allora, come facciamo? Facciamo la guerra o troviamo una soluzione? Questo che è un'idea nuova, Che è sempre un'idea nuova. La sintesi è sempre un'idea nuova.
E questo è anche il modo per evitare la guerra, perché se uno si tiene senza speranza di futuro la sua idea, alla fine... Non c'è. Quindi un'idea nuova, quindi una speranza di futuro. Io vorrei tornare su un punto che tu hai accennato prima. Nella prima conferenza c'era qui un professore, un mio amico, Pietro Terna, che si occupa di intelligenza artificiale, e lui nel parlare di aspetti tecnologici ha concluso piatto, dicendo: sono problemi troppo complicati per noi scienziati. Questi sono problemi che solo gli artisti possono affrontare. E tu, nell'affrontare questi problemi, poni la questione che è quella centrale in un mondo in cui si parla di intelligenza artificiale: qual è il nostro ruolo? Cioè, come si fa a mantenere la creatività umana al centro di questo processo, no? Beh, questa è una questione, oggi siamo arrivati a una necessità vera e propria, non si può più andare avanti così come va. No. E non è più possibile pensare che ci sia una persona o un gruppo di persone che capiscono tutto e gli altri che capiscono niente. Non è più possibile. Questa idea, l'idea della partecipazione, dell'informazione, la comunicazione, sono tutti elementi che si stanno sviluppando in maniera straordinaria. Però bisogna anche sapere come usarli, bisogna anche sapere che ci sono dei principi che possono essere messi in moto per poter essere partecipi. Perché tu ti ricordi che abbiamo letto questo testo della Democrazia per Bacco, che è il libro che sta uscendo adesso, fine mese. E che siamo andati a chiedergli di venire a questo incontro, sul sito l'ultimo pezzo non c'era ancora, quindi ne abbiamo parlato in anteprima e sì, ho avuto sì, la parte proprio in cui tu parli dell'importanza della politica, ma sì, dell'errore di vivere solo come parte contrapposta agli altri, sì, ma e quindi in questo senso i partiti, cioè, ma quello arriviamo dopo. A parlare del demonio, di che cosa dovevamo parlare, non mi ricordo più. No, quello che tu stavi proprio dicendo, che bisogna mettere in moto degli artifici, cioè questo fatto che non è più un fatto intellettuale, che dobbiamo fare, che è collettivo, sì, che deve guardare il futuro, sì, richiede sì, delle modalità. Delle modalità. Questo simbolo è un simbolo che deve essere declinato in moltissime possibili soluzioni, che sono politiche, che sono economiche, che sono di cultura, di insegnamento, di formazione. La formazione è molto importante, perché fin da bambini si capisca che la ragione non sta da una parte sola, che c'è sempre una dualità che va, davanti alla quale noi ci dobbiamo confrontare. L'idea stessa di morale non sta da una sola parte. La morale viene a esistere quando si mettono a confronto due elementi che possono essere considerati il bene e il male, ma non è che dici elimini quello che tu pensi che sia il male, dici questo è il bene, tu hai risolto le cose, perché il male dall'altra parte cresce fino a diventare conflitto. Quindi ci vuole l'equilibrio, ci vuole la connessione equilibrata. Questo simbolo è anche proprio il simbolo della creazione, perché per creare ci vogliono due elementi differenti, questi due elementi congiunti nella giusta maniera producono un terzo elemento che non esisteva ancora, perché se esisteva già non è creazione, questo è il punto, se già esiste non è creazione. Allora, come si fa a esistere una cosa? Si prendono due elementi diversi e si congiungono nel giusto modo e si fa nascere il terzo elemento, come per esempio ossigeno e idrogeno messi insieme fai l'acqua, maschile e femminile fai una nuova persona che non esisteva. Polo positivo, polo negativo, fai l'energia elettrica. Quindi ci vogliono sempre due elementi che possono essere semplicemente distanti, differenti, oppure contrapposti, ma c'è sempre due elementi. Allora la dualità diventa essenziale.
Io adesso ho una mostra all'isola di San Giorgio a Venezia, per connessa con la Biennale, che si intitola You and Me, no, Me and You makes two. Io e te facciamo tre. Makes three. Bravo. Mi sbagliavo. One and one makes three. Voleva controllare se eravate attenti, non tanto. No, ogni tanto mi ingarbuglio. Io e te facciamo tre. Certo. Io e te facciamo tre. Perché? Perché io e te faremo qualche cosa che diventa il terzo elemento che non esisteva. Quindi la dualità è l'inizio della società. Ecco. Da soli non si fa niente. Perfetto. Però tu dici è l'inizio della società, perché a me sembra che nelle ultime parti dei tuoi ragionamenti tu vai molto al di là dell'io e te. Sono tanti, ognuno con un punto di vista. Sì. Che vanno messi insieme, sì. Che cambiano il mondo non solo perché votano, lo sì. Cambiano perché ognuno poi interagendo con gli altri cambia il modo suo di lavorare. Sì, ma vedi, quando noi abbiamo prodotto qualcosa insieme, noi due, e altri hanno prodotto qualcosa insieme, i nostri prodotti faranno a loro volta, produrranno qualche cosa. Perfetto. E questa è la combinazione che diventa procreativa, certo. È la procreazione a tutti i livelli, a livello culturale, a livello fisico, a livello pratico, su tutti i livelli, non c'è un livello soltanto chimico, fisico, ma c'è il livello culturale e politico, in tutti questi sensi. Noi pensiamo, io penso che oggi poi questa è una cosa ancora più complicata per arrivare alla questione dei partiti, però abbiamo avuto nel dopoguerra, anche prima abbiamo avuto questi due grandi partiti che erano quelli del partito del capitale, dei capitalisti, che potevano essere terrieri o produttivi nel senso meccanico, come si dice, industriale, e dall'altra parte gli operai. Quindi la grande divisione di due ideologie, ma due ideologie vere, perché si occupavano uno degli uni e gli altri degli altri, va bene? Queste due ideologie erano in una tensione continua, e quindi sono nati sindacati da noi, si vedeva bene tutto questo. Questa cosa qui possiamo dire che era una delle capitali di questa, di questa dualità ideologica. Ma quando è caduto il muro di Berlino, l'ideologia è rimasta una sola, quella capitalista, quella del sistema che sta al di sopra di tutto quello che succede. Quindi arriviamo a questa all'idea della libertà come speculazione finanziaria estrema, a discapito poi della realtà dell'esistente. Questa è una cosa molto, molto reale, molto attuale. Quindi poi tutti quelli che sono i partiti sono poi delle fabbricazioni di ideologie. Ma le cadute le due grandi ideologie, ne abbiamo una sola. All'interno di quella tutti quanti si danno da fare per inventare un'ideologia attraverso la quale far credere alla gente che ci sia una protezione di un certo gruppo, ciascuno col suo gruppo di persone, e poi vanno verso le sfere alte, le alte sfere del potere, e là giocano la loro partita individuale, queste persone che sono i rappresentanti, giocano la loro partita e al fondo rimane il vuoto. Quindi c'è il grande vuoto politico dato dalla impossibilità di avere come guida e come rapporto interpersonale le ideologie. Non c'è più, ci sono troppe ideologie, sono tutte, dai, ci mettiamo lì, 4 e 4 inventiamo un'ideologia. Basta permutare l'ordine di un po' di parole.
fai un'ideologia, fai un nuovo partito, vai, tutti ti credono, ti votano, tu vai e poi quelli poi lì non che ma non c'è, niente, ma non c'è uno spazio, non c'è, ma una volta c'erano anche lì, come si dice, le sedi dei partiti, certo. La gente si trovava, adesso cosa vai a fare in una sede di un partito? Ma tu mi sembra di capire che ti aspetti che l'arte, cioè il lavoro inteso in quel modo, serve per rimettere insieme le persone. Ma no? Noi abbiamo cominciato a fare un lavoro con Città dell'Arte, un lavoro molto, molto realistico, per cercare di riempire il vuoto. E quindi come si è, in che modo? Abbiamo cominciato a Cuba, che è ancora un punto in cui esiste questo confronto tra le due grandi ideologie. In tutto il resto del mondo non c'è più, forse c'è nel nord della Corea, ma dove tutto si risolve con la bomba atomica, insomma. Questo qui è pazzesco, come imposizione del sistema comunista. C'è il sistema cinese, che è leggermente, insomma, ambivalente in qualche modo. Ma a Cuba abbiamo visto che proprio c'è questa volontà di riuscire a portare avanti questa loro autonomia, che però non è mai stata una vera autonomia, perché il loro desiderio era quello di essere Cuba autonoma, sì. ma poi si sono resi autonomi dagli Stati Uniti, ma sono diventati schiavi della Russia, ma sempre perché poi c'era un problema economico, che era quello adesso lo zucchero lo vendiamo ai russi, e adesso non è più così, ecco che queste sono veramente autonome adesso sono devono inventarsi qualcosa, o ricascano nel sistema ideologico dei partiti e sono fottuti, cioè come tutti noi, oppure si trova qualche cosa di alternativo al sistema ideologico. Sistema che abbiamo cominciato, a cui abbiamo dato inizio, è quello dei forum. I forum sono degli incontri di persone che vengono invitate dalle più diversi settori della vita sociale, dai diversi ambiti, sia privati che pubblici, che persone che non sono sole, persone che hanno dietro o intorno dei gruppi di persone che possono essere anche soltanto dei professionisti, ecco, i contadini, ecco. Però i contadini hanno un rappresentante, cerchiamo di dare un rappresentante ai contadini. Allora, i contadini possono supplire un'ideologia, ma una realtà. Così come possono supplire gli insegnanti, così come possono supplirlo gli handicappati, tutti i vari elementi della società sono rappresentati da una persona che si siede con gli altri intorno dei tavoli. Allora, c'è un forum, noi l'abbiamo, questo è il terzo anno, quindi andiamo avanti. Tu adesso ci torni, non mi pare? Sì, a novembre. Siamo al terzo anno. Allora, questi tavoli, intorno a questi tavoli, che sono 100, siamo partiti da 100 tavoli, 100 tavoli sono 100 persone. 10 tavoli. No, 100 persone, 10 tavoli, ho sbagliato. 10 tavoli sono 100 persone divise per 10. Sì. Tu pensa che dietro a queste 10 persone che stanno intorno a un tavolo c'è una fetta di società grandissima. Su 100 persone, su 10 tavoli, c'è una parte maggioritaria, ma gran lunga maggioritaria della società, ma gente che ha veramente funzione nella società, ha bisogno oltretutto di chiarire la posizione, di migliorare la posizione, di realizzare delle necessità. Ecco, e quindi queste persone non sono più persone divise uno. Nella democrazia, qui viene fuori il concetto di democrazia, nella democrazia abbiamo
abbiamo un difetto proprio nella parola democrazia. La parola democrazia, che vuol dire crazia, vuol dire potere, e quindi potere del popolo. Il popolo, fatto di persone tutte divise, non staccate una dall'altra, non può avere potere. Io non posso avere potere se sono staccato da te e da tutti gli altri. Quindi soltanto le ideologie riescono a dare l'illusione di mettere insieme le persone. E tu dici quelle non ci sono. Quelle non ci sono più, devi trovare qualcosa di reale, di realistico. Invece ci sono i mestieri, ci sono le associazioni, tutti i tipi di associazioni ci sono. E queste le associazioni sono vere. Allora le persone che vanno intorno ai tavoli, persone che hanno intorno a sé veramente delle realtà, con dei bisogni, con delle necessità, e queste sono legate tra loro. Questo è un passaggio sul quale abbiamo dato inizio poi il lavoro e su cui procediamo. E se ho letto bene quello che c'è scritto, queste persone nel loro agire, siccome hanno ragionato con altri diversi, producono delle idee che sono originali, quindi riportano nella loro azione concreta un modo di operare che in qualche modo è diverso da quello che avevano prima dell'interazione. Ma soltanto perché si sono messi in connessione. E certo, e quindi la connessione tra le persone cambia il mondo, perché ciascuno di loro cambia il suo comportamento. Però dobbiamo trovare dei sistemi pratici, perché finché lo diciamo non serve a niente. Quindi diciamo, bisogna mettersi insieme, ma non vuol dire niente. Chi si mette insieme se non trovi un sistema pratico per cui le persone possano veramente mettersi insieme? Ma non insieme in senso puramente idealistico, in senso pratico, per ottenere dei risultati pratici. Ecco. Quindi il termine democrazia, che vuol dire potere del popolo, che ha in sé il concetto di potere e quindi un concetto di dominio, viene sostituito dal termine democrazia, che viene al posto del potere craxia, si mette praxia, che vuol dire pratica. Quindi si passa democratico, si passa da una politica democratica a una politica democratica. Praticare il demo. Praticare. Perché togliamo il potere, ma pratichiamo. Questo è un modo, diciamo, artistico ed elegante per dire che noi siamo in un mondo che sta cambiando molto in fretta e che quindi non basta soltanto votare qualcuno, qui devi fare in modo che ciascuno agisca concretamente, in realtà. Ma non è che ciascuno agisce indipendentemente, ecco. Okay. Nessuno agisce indipendentemente, ognuno è parte di qualche cosa. Di qualche cosa, quindi è un'azione collettiva. Certo. Quindi tu parti da un'idea. Siamo tutti parte di qualche cosa. Perfetto, che è molto nuova, perché. E c'è qualcuno che può rappresentare queste parti reali. Certo. Che praticamente necessitano di espressione, di comprensione, di connessione. Non siamo più a individui soli, gli individui sono poi connessi, si parlano, agiscono insieme attraverso poi qualcuno che porta il messaggio, ma quel messaggio non porta l'individuo che è il rappresentante lontano e da solo, perché quello deve tornare e dare le risposte su quello che è stato il forum, e poi diciamo sì, ma allora guardate che bisogna bene. Allora poi c'è il cantiere, perché durante l'anno, tra un forum e l'altro, c'è il cantiere, ci sono i cantieri di sapere condivisi, per cui durante tutto l'anno si svolgono tanti piccoli forum all'interno di ogni gruppo, si formano degli incontri continui.
proprio perché poi non è più possibile pensare che esistono gli operai da una parte e poi ci pensa il padrone e se non ci pensa ci sono i sindacati, non ci sono più, adesso bisogna, il mondo sarà sempre più fatto da piccole strutture, non soltanto da grandi sistemi, piccole strutture che messe tutte insieme fanno poi grandi sistemi. Questa è una raffinatissima teoria delle reti di reti, soltanto che l'idea è applicata mettendo al centro gli esseri umani. Questo non è un meccanismo di macchine, non è un meccanismo tecnologico, però parte dall'idea che tu ricostruisci, se capisco bene, delle comunità, queste comunità interagiscono tra di loro e siccome... Le comunità esistono. Perfetto. Esistono già, non è che lo dobbiamo creare, esistono. Quindi tu dici che l'arte però in questo può avere un ruolo, perché... Allora, l'arte è la capacità di pensare, creare, immaginare, e poi in tutto questo bisogna anche che ci sia, oltre a questo fatto così diciamo scientifico della coesistenza, beh, ci vuole anche il lato performatico, cioè ci vuole anche tutta quella parte poi che è emotiva che attraversa tutto questo, e quindi la capacità poi di vivere, avere più tempo e più spazio per l'emozione. Quindi la diminuzione del lavoro, diciamo, asservito alle macchine apre la possibilità di una vita attiva che è creativa in qualche modo. Noi la città dell'arte abbiamo messo proprio in due termini, estetica e etica. I due fenomeni, estetica e etica, non l'estetica come la rivoluzione estetica che si è fatta nel Novecento, dicevano cambiando la forma si cambia la realtà, non è successo. Noi vogliamo oggi non più tanto pensare a una rivoluzione, ma una evoluzione etico-estetica, dove c'è l'etica vuol dire la sostanza. Vuol dire la... Quindi tu dici un problema di bellezza ma è un problema di valori. Bellezza e contenuto. Bellezza e contenuto. È curioso perché... Pelle e corpo. Pelle e corpo. E in questo gli artisti o comunque tutte le persone che si atteggiano in modo anche collettivo su questo possono dare una mano, perché la natura esisteva anche prima che venisse dipinta, ma anche la mano, però la cosa cambia quando tu la imprimi e non tutti la imprimono uguale probabilmente. Soprattutto poi pensiamo che abbiamo caratteristiche diverse, la differenza è l'unica cosa uniforme che esista, cioè l'unica cosa uniforme è la differenza. È la differenza. No? E tutto è diverso, ed è in questa differenza che tutto si connette e si incrocia. Però non, la natura sa connettere e incrociare a modo suo le cose. Noi dobbiamo imparare a incrociare e connettere le cose come esseri artificiali. Siamo sempre più artificiali. E possiamo anche dire che forse nella fase dell'industria noi ci siamo abituati a pensare a un mondo falso, che non è. Un mondo di cose tutte simili. In realtà non è così. Se posso fare una battuta, quasi tutti quando pensano alla statistica pensano alla gaussiana, che vuol dire che bene o male c'è un valore medio, poi c'è un po' di scostamento. Quando ero giovane ti spiegavano che se facevi una misura e il valore era troppo distante dal valore medio bisognava buttarla via, perché era chiaramente un errore di misura. Oggi noi cominciamo a capire che molte delle differenze sono presenti nella storia, nel mondo, e noi non le abbiamo viste, perché noi volevamo soltanto vedere le cose che riproducevano una macchina sempre uguale a se stessa, un oggetto sempre uguale, quel meccanismo che tu hai rifiutato quando non sei andato in America. Quindi in qualche modo l'arte è una cosa che ci aiuta a cogliere e a valorizzare le differenze, così? Ma è un continuo scoprire. Noi siamo curiosi, abbiamo come elemento fondamentale la curiosità, e la scienza è inevitabile, siamo curiosi.
Siamo, e a volte ne combiniamo di terribili, ma, pur di essere curiosi. Io tutto quello che io ho fatto, tutto quello che posso avere realizzato nella mia esistenza nasce da una curiosità che mi è stata portata dall'arte. È l'arte che mi ha portato questa curiosità. Poi questa curiosità mi porta a congiungermi con la curiosità di altre forme espressive, che sono appunto la scienza, ma poi siamo un artista è curioso di vedere cosa riuscirà a fare in se stesso. E il giorno che riesce a fare qualcosa che gli pare soddisfarlo, rimane stupito. Dice, wow! Se non c'è stupore non c'è opera, no? senza lo stupore. E poi quello stupore che si comunica, perché la gente coglie quello stupore, partecipa a quello stupore, ma è la stessa cosa di quello che succede con la scienza. Lo scienziato ricerca e poi quando trova, la scoperta è tanto forte sul piano funzionale intellettuale che emozionale, che emotivo, la scoperta della ragione, cioè l'emozione della ragione. Io quando faccio qualche cosa che risponde a una mia ricerca, che vedo che risponde, dico, ma questa è l'emozione della ragione. Anche qui la ragione e l'emozione non possono essere una contro l'altra o essere divise o farsi la guerra, perché ci sono tutti tantissimi sistemi, specialmente molti sistemi religiosi, per esempio, che sono basati sull'emozionalità, e dove la ragione viene nascosta, viene tenuta in mano da pochi. Invece bisogna che tutti possano esercitare la ragione e l'emozione. La ragione e invece l'emozione. Se metti tutti sul piano dell'emozione, poi ne fai quello che vuoi, perché poi l'incapacità di ragionare è gravissima da parte della gente. Voi avete qualche suggerimento? Se no io continuo a tormentare Michelangelo fino a quando non mi picchia. Senti, questa cosa dell'emozione e della ragione, no? Quando ad esempio tu fai un'opera o ci pensi, poi provi, com'è che funziona? Io devo dire che il primo passo per me è stato quello di cercare di capire perché nella scuola, nell'educazione, mi dicevano questo è bene, questo è male, bisogna comportarsi in questo modo, umanamente dobbiamo essere così. E poi tutto quello che vedevo che facevano gli adulti era il contrario, che si ammazzavano gli uni con gli altri, che bisognava, in fondo bisognava imparare ad essere cattivi. Ma allora questo era la cosa che ho vissuto come schizofrenia. Schizofrenia è una cosa che viene da un cambiamento di cose, da un contrapporsi di cose in senso che non riescono a... E questa è la radice dell'immoralità, dire una cosa e farne una radice, esatto. Come sai, questo è un po' Beh, questo anche nel Medioevo il diavolo veniva chiamato dicis et non facis, colui che dice una cosa e fa l'opposto. Era il simbolo del demonio, era quello. Sì, no, poi anche questo fare del male predicando il bene, questa è una cosa tremenda, insomma, ecco. Quindi anche le religioni hanno un lato forse anche necessario, ma dall'altro un lato orribile, insomma, di sottomissione. Ecco, di fronte a questo, in qualche modo, tu dici c'è una radice che muove... Allora, io ho avuto la fortuna, due fortune. Uno è mio padre che mi ha insegnato il passato attraverso la pittura antica, il restauro delle opere, eccetera. E poi mia madre che ha detto, guarda che d'ora in poi il tempo porta verso la pubblicità, verso qualche cosa di diverso da quello che qui stai facendo nello studio.
tuo padre, lo diceva mio padre, il nostro figlio non può stare sempre legato al padre. Oggi si deve andare, mia madre che era biellese, aveva un po' la mentalità imprenditoriale, e cioè, mi ha portato da Armando Testa, che aveva aperto una scuola di pubblicità. E Armando Testa, la prima cosa che ha detto: adesso voi dovete conoscere perfettamente l'arte moderna. Ma allora lui pensava che, avendo un segno nuovo in mano, si potevano anche creare immagini nuove. Questo era quello che pensava lui. Oggi pensano tutto il contrario, che devi partire dalla pubblicità, forse per fare l'arte. Ma allora ci pensava che devi partire dall'arte per fare la pubblicità, ecco. E quindi, in questo modo ho conosciuto l'arte moderna. Mio padre mi pensava che io non dovessi fare scuola d'arte, non ha voluto che andassi all'accademia, perché dice: ti rovinano, io ti insegno io l'arte. Quando ho conosciuto l'arte moderna, ho detto: ah, qui forse è un'apertura di libertà tale, questa dell'arte moderna, che mi permette allora di cercare di capire io stesso quello che non viene spiegato nella contraddizione continua del mondo. E quindi ho cominciato con una mia ricerca di identità. E cos'è che ti faceva vedere Armando Testa? O eri tu che andavi a Zonzo a cercare? No. Noi abbiamo cominciato a guardare libri, a guardare musei, cose così. Poi, come ripeto, abbiamo avuto anche la fortuna di avere a Torino tantissima arte contemporanea che arrivava. Ho cominciato a guardare. Poi in 6 mesi ho conosciuto tutta la storia dell'arte moderna, insomma, dagli impressionisti, ai cubisti, ai surrealisti, fino all'action painting, tutto quello che era, tutta la storia. Ho capito che è stata una grande ricerca di autonomia l'arte moderna, una ricerca di autonomia intellettuale. Chi ha messo in crisi l'arte nel Novecento, nel fine Ottocento, è stata la fotografia, perché gli artisti si prestavano poi a questo lavoro di comunicazione, sono sempre stati dei operatori della comunicazione. Allora, mia madre non ha sbagliato a dire: la nuova comunicazione è la pubblicità. In fondo era quello, no? Però poi io non mi sono buttato nella pubblicità, ho assunto quello che la modernità aveva creato, che era questa autonomia, perché non avendo più lavoro nel senso della raffigurazione, della rappresentazione, l'artista ha detto: ma l'arte esiste ancora o non esiste più? Allora, che cos'è l'arte? E hanno scoperto che c'è un'essenza che esiste da sempre. Quindi sono arrivati a una ricerca interiore dell'arte. Quindi tutti questi movimenti sono movimenti di ricerca interna all'arte, non di rappresentazione del mondo esistente, esterno. Quindi un'autoanalisi dell'artista, fino ad arrivare al proprio segno individuale assoluto. Ecco, io sono questo segno. Nessuno lo capiva, ma cosa significa? Significa il mio segno, io sono autonomo, libero, assoluto. Ma questa libertà assoluta, sì, va bene, ma io dovevo utilizzarla, perché essere solo liberi non mi bastava. E allora dovevo, attraverso questa libertà, arrivare a capire quale tipo di responsabilità avrebbe accompagnato questa libertà. Beh, io non, questa responsabilità non l'avevo. Attraverso la libertà ho cercato la mia responsabilità. Ecco che, lavorando sull'idea di autonomia, io ho cercato la mia autonomia nell'autoritratto. Io sono una figura, io sono una persona. E allora, nell'autoritratto ho dovuto per forza, come è sempre stato fatto prima di me, usare lo specchio. Lo specchio, però, mi rendevo conto di una cosa, che il passaggio attraverso il disegno, il colore, dallo specchio alla tela, c'era una mia appropriazione mia dell'immagine, per cui la mia identità era relativa alla mia decisione.
alla mia decisione di come rappresentarmi. E allora non potevo sapere qual era la mia identità, perché mi prefiguravo sempre al posto della mia identità. Già. E questo era il punto, hai capito? E allora l'identità, la mia identità, poi ha finito per coincidere con l'identità generale, non più solo la mia, perché nello specchio la mia identità convive con l'identità di tutti. E questa ed è stata la fotografia che è proprio quell'elemento che ha messo in crisi l'arte, che per me è diventata assolutamente necessaria all'opera. Perché? Perché la fotografia riportava l'immagine in maniera così oggettiva e automatica, così come lo specchio la riproduce l'immagine. Non c'era altra possibilità di far coincidere l'immagine oggettiva dello specchio con un'altra forma di oggettività, che era la fotografia, che ferma uno degli istanti che passano nello specchio e rimane fino. Quindi arriva ad avere gli elementi di tempo, dell'immagine, del fotogramma unico, e del film che continua. Quindi avendo fissato il fotogramma, il presente diventa memoria, e quindi memoria diventa passato. Quindi c'è una convivenza di passato e presente, il passato che rimane e che procede verso il futuro, e il presente che passa continuamente, procede nel futuro passando, e quindi la dimensione tempo, una fenomenologia essenziale, che poi nell'arte povera è diventata a sua volta primaria. Due flash e una domanda. Il primo flash è: io ho conosciuto Armando Testa, perché quando abbiamo inaugurato Rivoli veniva sempre, e lui è quello che ha fatto il logo di Rivoli. Provate a guardare quel logo e comparatelo col logo degli altri musei. È semplice. L'essenzialità. L'essenziale. E credo che questo aiuta a capire. Io mi ricordo che Armando Testa mi diceva che bisogna anche essere diretti, brutali, no? Non si può perdere tempo nei e lui mi spiegava che aveva imparato tanto dai suoi più giovani allievi, diciamo così, o dipendenti, o collaboratori. No, perché lui un giorno aveva pensato, io ho imparato il chiaroscuro da mio padre, la pittura tradizionale, e invece lui non ha avuto una scuola di questo genere. E allora lui diceva: io faccio queste cose essenziali perché non so dipingere. Lo diceva, sì, era proprio così. Allora, in realtà sapeva pensare molto bene, diciamo così. Certo, la seconda cosa che io trovo straordinaria, ma è solo un flash, è che il modo che tu hai di rappresentare lo specchio e quello che ci hai detto, non voglio nemmeno tentare di riassumerlo perché è troppo bello, è la rivoluzione che nasce con la meccanica quantistica e con la fisica moderna. Cioè, per la prima volta l'osservatore è dentro i fenomeni ed è determinante. I fenomeni esistono perché vengono osservati, che peraltro è una delle caratteristiche del rock, eccetera, visto che quindi questa è una quantistica, lo spettatore è determinante. Assolutamente. Non c'è solo un fatto esterno, tu influenzi quello che succede. E a differenza di quello che la gente ti racconta della cultura greca, gli atomi della meccanica quantistica non hanno niente a che vedere con quelli di Democrito, perché quelli là erano tante palline. Gli atomi, gli elettroni esistono in quanto tu li osservi, e se non li osservi non è nemmeno detto che ci siano. Ma lasciamo perdere questa roba, è solo per dire, la domanda è questa: tu in realtà, come dire, ti sei rifiutato di produrre oggetti sempre uguali, di diventare un oggetto di consumo, però stai proponendo, fai un'attività di marketing, che è il marketing delle idee tutte diverse, dell'originalità creativa. Cioè, in realtà tu con la tua arte usi il mio
la mia industria è un'industria planetaria, non esatto. Si ferma alla boitina, no? The company, the pistoletto company. Too small, tu dici. Too small. È planetaria nel senso che, esatto. Che c'è bisogno proprio di portare l'arte a farla diventare una chiave di svolta. Esatto. Una chiave di svolta. Chiave di volta, ma una chiave di svolta. Mi spieghi bene, perché queste due parole che si somigliano, uno è la chiave di volta, cioè uno strumento di tenuta senza la quale la volta è non la stessa, è la stessa cosa, chiave di volta e chiave di svolta. Ecco, dai, raccontami un po', perché questa è bella. La chiave di svolta è quella che appunto dico che essendo messa su una, diciamo, un simbolo, diventa come si può dire una formula, non è un'opera mia che dice questa mi rappresenta, non c'è nessuna formula che rappresenta una persona, una formula è qualcosa che funziona. E allora questo simbolo è una formula che funziona per chiunque la mette in uso. Quindi non è più un'opera vendibile, non è più un'opera personale firmata vendibile. Io nel terzo valido non si compra e non si vende, si fa insieme attraverso questo simbolo che indica un andamento, indica un percorso, indica una prospettiva, e poi tu utilizzi questa formula per poi realizzare tu stesso qualcosa che fa diventare reale questa prospettiva. Ma c'è bisogno della società, io da solo non faccio diventare la prospettiva, così come se Piero della Francesca avesse disegnato la prospettiva e poi avesse dovuto fare tutto quello che la prospettiva ha portato fino alla fotografia, non è possibile, lo devono fare tutti. E quindi sì, cambiamento. Diciamo che c'è qualcuno che dà una mano agli altri a fare, no? Perché dopo Paolo Uccello era un po' più facile disegnare le cose in prospettiva. No, prima... no, ma Paolo Uccello ha fatto la prospettiva, ma chi ha realizzato praticamente la prospettiva sono gli scienziati. Tutto hanno portato, fino alla fotografia, che era un prodotto scientifico. Sì, tutto insieme, ma certo che l'operazione che tu fai è straordinaria, perché in qualche modo ci hai spiegato che l'opera d'arte a suo modo è un servizio e non è più un bene, è una cosa che esiste in quanto tu ne fai parte e la usi. Anche questo è un problema molto moderno, no? Perché non sono più oggetti come manufatti, però, sono immaginazione cristallizzata, sono... Però bisogna stare molto attenti, perché non è che quello che io propongo è una cosa che tutti quanti dovranno poi fanno un simbolo per la prospettiva. Questa cosa qui è una cosa più unica che rara, insomma. Mentre invece è molto importante che tutti gli quelli che anche nelle accademie oggi d'arte sappiano veramente mettere in gioco se stessi e fare questa operazione di creazione sperimentandola a livello mondiale, perché ormai l'accademia dell'arte individuale è mondiale, non è più soltanto un'accademia europea o americana, è mondiale, infatti non esistono più i movimenti, l'arte povera è l'ultimo movimento. C'è stata ancora la transavanguardia, ma vuol dire transavanguardia, vuol dire che si cerca di superare l'avanguardia, che però non, è limite, insomma, ecco. Quindi nel mondo c'è, noi alla Città dell'Arte abbiamo giovani che vengono da tutte le parti del mondo e tutti quanti hanno fatto la stessa scuola. La scuola di sviluppare la propria capacità inventiva, la propria sensibilità, e questo è quello che sta, e questo è molto utile, perché poi questi riescano, oltre a essere immaginativi per se stessi, aiutare la società a essere più immaginativa e più creativa, quindi a diffondere lo stesso sistema ancora più, in maniera molto più vasta, insomma.
Leggevo recentemente un indiano molto colto che dice: leggere, scrivere e far di conto, che è il fondamento della scuola, è stato inventato dall'impero inglese per costruire degli ingranaggi della più grossa macchina che l'umanità aveva mai concepito, appunto l'impero inglese, il sistema di commercio. Oggi mi sembra di capire che tu ti immagini che il processo formativo non si accontenta più di leggere, scrivere, far di conto. Oggi quello che tu prospetti non è certo la negazione di questi strumenti, ma è una cosa che mette al centro la capacità di relazione, l'originalità, componenti morali, componenti estetiche. Metti già solo vicino i due elementi, la storia e la geografia. C'è una geografia naturale, che è quella che è stata prodotta dalla natura, e poi c'è una geografia artificiale che è fatta dalla storia. Già solo i ragazzi, per dire, capire qual è la combinazione tra la storia naturale e la storia artificiale, da solo nella storia della geografia già è un bel lavoro. Però conoscere, poi è bello conoscere poi come è fatta la natura, come sono fatti i telefonini, capire tutte queste cose. In più capire che se tu risparmi la luce fai un qualche cosa che porta un equilibrio tra natura e artificio, e quindi i bambini vanno a casa e dicono: mamma, spegni la luce per favore. Non è più la mamma che dice ai bambini: dovete spegnere la luce, solo prendere uno sculacciato. Adesso si sta, capito? Se tu insegni bene ai bambini a essere autonomi, a ragionare col proprio cervello, a utilizzare questa capacità di mettere insieme il positivo e il negativo e tirarne fuori qualcosa di personale, ma un personale che non è aggressivo, non è impositivo, ma è un personale che immediatamente va a cercare il rapporto con gli altri. Certo. Questa è una cosa che deve cominciare dall'educazione fin dai bambini. E in questo immagino che quello che tu chiami arte può avere un ruolo significativo. Per me tutto questo è arte. Per me il mondo è arte. Il mondo è arte. E noi invece in Africa abbiamo tirato magari delle belle righe diritte separando i paesi, e con questa meravigliosa geografia abbiamo costruito qualche problemino di cui adesso... Ancora oggi assistiamo a questo fenomeno delle guerre di religione. Dio è con noi. Pensa, vuol dire Dio è con noi. In Germania allora, mi sembra di capire. Con quegli altri chi è? Bisogna ammazzarli tutti. Amico del diavolo. Ma mi pare che in Germania con l'ultimo voto un po' di piastre che in tedesco mi pare suonassero Gott mit uns, Dio è con noi, riappaiono, no? Perché insomma qualche nostalgia. Ecco, ma questo però è quello che l'arte deve sviluppare una dinamica mentale nuova e creare una educazione. Perfetto. Un'educazione che pian piano porta alla comprensione reciproca. Perché senza l'educazione si fa nulla, Cioè in sostanza non si salta, ci vuole l'educazione. Tu quello che ci stai dicendo è che se non trovi un equilibrio tra la produzione artificiale e il mondo di natura, se non riesci a costruire dei paradigmi nuovi in un mondo basato sulle relazioni e sulla conoscenza, avremo fenomeni di reazione sempre più preoccupanti. Però ci sono sempre più persone che si rendono conto che avanti così non si può andare, per cui c'è una disposizione a cogliere nuovi modi di procedere, però è per questo che però bisogna dare delle possibilità che rendano possibile alle persone: ah, allora si può, e allora dai. Capisci? Rendere possibile l'attuazione di quello che è in pettore della gente. Questo è importante. Quindi in sostanza arte, lavoro e politica sono tre categorie che tu vedi molto legate, non nella logica del dividersi a priori, non nella logica del cercare il nemico, ma anzi nella logica di interagire con tutto quello che è diverso per cercare di produrre qualcosa di nuovo. Ma certo. Sì.
detto male, ma insomma lui lo dice meglio. Sentite, c'è qualche domanda, perché io non vorrei infierire, poi non mi fa più amico, cioè dopo che lo avanti, prego. Come è nata l'opera La Vendola degli Stracci? Ah, questa è bella. Ah, è nata. Non so neanche io. Non c'è, vede, come dicevo, non c'è una logica nella realizzazione, poi c'è una, la logica viene a posteriori, forse. Posso poi dire che La Venere degli Stracci in qualche maniera riprende il concetto dei quadri specchianti, perché nei quadri specchianti c'è la fotografia che è memoria ed è qualcosa che rimane in peritura, un'immagine che non cambia più, non cambia. E così come la Venere è la memoria che non cambia, attraverso il tempo senza cambiare. E rappresenta anche questo senso di appagamento della bellezza proprio presa anche come simbolo, quella della Venere. Però poi ci sono gli stracci che potrebbero essere paragonati allo specchio, lo specchio che consuma le immagini continuamente, così come le immagini, come gli stracci sono la realtà che si consuma e arriva sempre a una fine. Sono tutti abiti che sono stati usati, migliaia e migliaia di persone sono passate dentro questi abiti queste mode, queste forme di estetica e di fisica, di pratica, di economia, perché c'è anche lì, c'è anche un consumismo consumato, è quasi la fine del consumismo, no? Tutto finisce, no? E quindi c'è qualche cosa che si consuma, che finisce, e qualche cosa che invece perdura. Le due elementi insieme fanno il terzo paradiso, voglio dire. Senti una cosa, Michelangelo, ma una domanda invece idiota. La Venere è bella bianca, gli stracci sono belli colorati, secondo te c'è una ragione? Ma l'ho fatta anche dorata, però. Infatti. L'ho fatta anche dorata. La Venere. Ma gli stracci sono colorati. Quello che è come... Sono colorati e rappresentano anche proprio la molteplicità, no? Rappresentano ogni colore, ha una sua vita, e messi in quella condizione diventano, ma certo, perché è la Venere che li rigenera, è la Venere che gli dà vita, gli fa diventare estetici, è chiaro. Perché la Venere guarda gli stracci, non guarda lo spettacolo. Li guarda, non solo, no, ma non solo li guarda, ma li sostiene amorevolmente. C'era. Li abbraccia. Allora, una là, poi qua, io non conosco i nomi, prego. Il discorso che faceva oggi mi sembrava un discorso fortemente incentrato sull'opposizione dialettica, quindi lei diverse volte ha utilizzato dei temi o comunque dei concetti antitetici per descrivere come il procedere artistico, il procedere del pensiero debba funzionare in maniera tesi, antitesi e sintesi, quindi in maniera della dialettica hegeliana. E diceva che in qualche modo questo è anche il tema che c'è nel Terzo Paradiso, tesi, antitesi e sintesi, e che anche la concezione dell'uomo e la natura si rifanno a questo schema, quindi uomo e natura, bisogna trovare una sintesi. Però in realtà, almeno in ambito filosofico, questo tipo di pensiero è stato fortemente criticato, perché si ritiene che l'idea di sintesi, l'idea di dialettica in qualche modo non faccia che sopprimere l'antitesi per ricondurla. Sopprimere l'antitesi. E invece, e quindi in qualche modo, molti filosofi. Come fa a sopprimere l'antitesi? Molti filosofi contemporanei ritengono che, ad esempio, l'idea di concepire la natura e l'uomo come una tesi e un'antitesi. Non facciano che effettivamente creare questa dinamica. Piano. Natura e uomo come antitesi, non ho mai detto questo. No, infatti lei dice, però mi sembrava che abbia fatto un discorso appunto dialettico anche nel Terzo Paradiso. E quindi mi sembra che nella sua opera, in molte sue opere, invece ci sia una pluralità più che un'antitesi, e quindi mi chiedevo se potessi dargli dei chiarimenti a riguardo. La pluralità per me è inevitabile, perché ripeto, per me non esiste il numero uno da solo. Io ho preso lo specchio e l'ho tagliato in due. Perché?
perché mi sono detto lo specchio riproduce tutto ciò che ha di fronte, ma come fa a riprodurre se stesso? Come faccio a fare l'autoritratto dello specchio? E allora ho diviso lo specchio in due parti. Le due parti hanno cominciato a riflettersi l'una nell'altra, e questi due elementi hanno procreato all'interno altri specchi, perché i due specchi messi ad angolo producono un terzo specchio che è la somma dei due. E poi, diciamo, chiudendosi l'angolo, gli specchi si moltiplicano fino all'infinito. Ma nel frattempo, vedi una quantità di specchi figli dei primi due specchi, primigeni, sono due. Senza questi due non ci sarebbe la stirpe degli specchi, quindi non esisterebbe la natura che nasce dalla dualità. Perché anche prendiamo una cellula e fa la stessa cosa, prendi la cellula, la dividi in due e hai due cellule, queste due cellule le dividi e hai quattro cellule, tutto si moltiplica per divisione. Ma a me piace l'idea che questi due specchi rimangono sempre due, sono i capostipiti che nascono da che cosa? Da uno zero che dividendosi in due fa uno e uno. Non c'è, il 2 è una conseguenza del rapporto 1 e 1. Quindi la moltiplicazione non è un principio, la moltiplicazione è una conseguenza della divisione. E siccome noi nel nostro sistema economico partiamo da un principio che è quello della moltiplicazione, arriviamo sempre all'accumulo e all'esclusione. Questo è il sistema politico. Quindi noi dobbiamo partire dal fatto che c'è lo zero si divide, fa 1 e 1, 1 e 1 fanno 3, fanno il terzo specchio. Poi puoi andare avanti con i numeri, ma a me basta già capire che quello è un sistema universale, la dualità che crea sempre qualcosa che è una produzione, una filiazione. Due cellule fanno sono la divisione di una cellula, non nascono due cellule. Chi ha creato un'opera simbolo, con la formula, col simbolo dell'infinito? La variabilità sta nel materiale, nel variare il materiale. La variabilità sta in ogni persona che si appropria di questo simbolo per fare la propria opera. Quindi sì, è un'opera multiautoriale. È un multiautoriale. Tutti diventano autori del terzo paradiso. Tutti sono autori del terzo, tutti sono autori in quanto lo realizzano. Ma facendo il terzo realizzo, il terzo paradiso, realizzandolo, assumono una responsabilità che non è soltanto di fare un disegno, ma di diventare attivi nella società per cambiare la società. Altre domande? Prego. Sì. Visto che stavamo ancora parlando del terzo paradiso, e prima lei parlava di entusiasmo e soprattutto di stupore nel momento in cui l'artista realizza un'opera, sì. Mi interessava anche sapere appunto se in tutta questa realizzazione, perché è un mega progetto, perché è partito dalla Terra, poi è arrivato fino allo spazio. Adesso siamo nello spazio, infatti, sì. Questo simbolo adesso è la stazione spaziale. Infatti, quindi mi stupiva per questa cosa. E questo è molto bello, molto interessante, è molto bello. L'ha portato, sapete, l'astronauta lì, cosa italiano. L'astronauta l'ha portato su l'Agenzia Spaziale Europea. Gira attorno alla Terra, ormai non gli bastava la piccola popolazione terrestre, adesso bisogna. No, è quello che è interessante è la popolazione invece, perché abbiamo la possibilità, perché c'è una app che si può realizzare, l'astronauta fotografa la Terra dall'alto e manda questa immagine delle sue fotografie che possono essere prese e rielaborate mettendo con un filtro del terzo paradiso e fare la propria fotografia che diventa un'opera collettiva, legata a questo va bene perché può essere un gioco, ma è anche un modo perché molta gente possa
possa in qualche maniera venire a contatto di questa forma, di questo segno. E poi la cosa per me importante è che la scienza andando fuori dalla Terra possa in qualche maniera rispecchiare l'umanità e far sì che l'umanità si unisca, insomma, ecco, diventa un fatto scientifico umano. No, ma questo c'entra anche con la curiosità, perché parlavo anche prima della curiosità, e io mi ricordo questa immagine dove c'era l'immagine di Nespoli con il simbolo dell'Agenzia Italiana Spaziale, il simbolo del Terzo Paradiso, e c'era la curiosità delle persone che magari erano vicino a me nel sapere se quel simbolo significava qualcosa per noi. E certo, pian piano uno comincia a capire che c'è un simbolo. Gli amici, i parenti, i conoscenti, che quello non era semplicemente. È una tecnica sottile, queste sono le tecniche di marketing virale. Cioè tu, ma l'utilizzo da questo punto di vista dei paradigmi concettuali delle reti, che appunto non sono un fatto tecnologico, ma sono la novità del mondo in cui viviamo, è una delle componenti non trascurabili del lavoro di Michelangelo. Lui poi la racconta in modo bonario. Ma Nespoli in qualche modo diventa uno specchio fuori dalla Terra di tutta la gente che si può rispecchiare in lui, insomma, ecco. Quindi è uno specchio umano, insomma, ecco. E quindi la mia domanda praticamente, cioè, partendo appunto dalla Terra, arrivando allo spazio, c'è stata una delle molteplici lavorazioni del Terzo Paradiso, perché si ricorda proprio con stupore, che è stata realizzata in maniera... Ah, tutti quelli che vedo mi emozionano, tutti, ma perché hanno tutti una forte originalità, e questa è la cosa incredibile. Se guardate su internet, credo c'è un grande numero, mi sembra, già messo in internet, ma sono tutte estremamente originali, bellissime, perché c'è una possibilità di esprimere, è un segno comune che diventa segno proprio, e viceversa. Mi emozionano tutti, ma io quando vedo perché nelle scuole i bambini fanno questi termini, ognuno lo fa in modo diverso, è incredibile. Tutti questi bambini che fanno questo Terzo Paradiso si esercitano a creare attraverso questo segno, lo fanno in maniera diversa. Ma penso particolarmente, adesso mi sta venendo una, quella che è stata fatta al confine a Ventimiglia, che con quello che può portare nell'oggi. Ma tantissimi di questi, la gran parte ormai nascono senza che io ne sappia nulla. ma non devo saperlo io. Mi fa piacere di saperlo. L'importante è che lo faccia. Ma non devo. Che cambino un pezzo di mondo. Certo, ma. Per esempio a Cuba, a Cuba hanno fatto il Terzo Paradiso i pescatori a Cuba nel mare della Havana con le barche dei pescatori, ma io non lo sapevo, mi hanno telefonato mentre lo stavano facendo, perché c'era questa ambasciata, perché poi sono nate le ambasciate del Terzo Paradiso, che sono in varie parti del mondo, e questa ambasciata di Cuba stavano lavorando e hanno fatto questo. Ma un'operazione del genere nel mare dell'Havana in quel momento voleva dire trasgredire tutti i crismi politici, perché adunanza sediziosa in grande, pescare è una cosa, ma fare un'operazione di simbolico. Eppure è stato fatto un lavoro da parte di questa ambasciata, un lavoro con le scuole, un lavoro con gli istituti di cultura, che poi erano collegati con l'ufficio di cultura del Paese, che hanno capito che era una cosa che poteva essere fatta. Quindi anche a livello politico c'è stato. E poi lì abbiamo fatto il primo forum, l'abbiamo fatto a Cuba. Ma perché quando hanno fatto questo Terzo Paradiso sul mare con le barche, che non è facile fare tre cerchi in movimento dalla barca, perché non sai dove sei, da un grattacielo, che è un grattacielo da un building alto, che era quello dell'università, e così oltre a fotografare col telefonino spiegavano come si dovevano muovere. E quindi l'hanno fatto.
ed era il 16 di dicembre del 2014. Il 17 dicembre, mattino dopo, Obama telefona a Raul Castro e dice: perché non cominciamo a parlare, metterci d'accordo? Il mattino dopo. Ma questo non è perché io credo nei miracoli, però è curioso come quando tu vai verso qualche cosa, tu porti anche il caso verso qualche cosa. E poi il caso ti risponde. Il caso ti risponde. Purché tu sappia e abbia una struttura in cui anche il caso gioca per te. Perché lì, se quel lavoro lì fosse stato fatto senza un significato. Il caso è un'opportunità. Certo, l'opportunità, certo. Ma se fosse stato fatto questo disegno senza un significato, non si sarebbe scoperto che il significato era quello di unire due paesi, come si è fatto, è successo il giorno dopo. Io sono andato da Raul Castro, Raul Castro mi ha ricevuto, le ho fatto vedere questo simbolo e mi ha detto: ma questo non è solo arte, questa è politica. Ma io voglio riconoscermi in questo simbolo, mi ha detto. Hai capito? Ecco, e abbiamo fatto il giorno dopo, si apriva il primo forum, si apriva il forum. Con tutti i vari gruppi, vari differenti gruppi rappresentati da una persona, e c'erano 100 persone con 10 tavoli, appunto per Maria stavolta non ho sbagliato, che avevano, ed è nato così. I forum sono nati lì. Da cosa nasce cosa? Ma qui siamo nella pratica, nella democratica. Appunto. Io non ho. Io. Questo è proprio standing ovation. Io non ho altro da aggiungere se non questo, se Michelangelo si fa un po', cioè non è l'ultima volta che ci vediamo, no? Mamma mia, troviamo la maniera, giusto? E allora, visto che siamo tutti qui a fare le corna, e la prossima volta magari proviamo insieme a inventarci qualche cosa che sia. Abbiamo dei collaboratori, vero? Della prima ora, seconda, terza ora, Castello di Rivoli, cioè non ci ferma nessuno. Allora io credo che ha avuto un impegno diretto ed è stato tra i primi organizzatori del Terzo Paradiso. Bene, quindi Paradiso di Rivoli, che sono tutti qui, l'Istituto Oscar Romero, bravi. Quindi, ma cosa siete venuti a fare, che sapete già tutti? Ma perché che dicano, le opere d'arte viste con l'originale sono sempre più belle. Repetita Juve.